Domenica 4 luglio 2021 alle ore 16 e alle ore 17:30 Brianza Classica farà tappa a Monza con il concerto Nel mezzo del cammin, eseguito dal duo Elena Zegna e Ubaldo Rosso, ospitato nella Sala Maddalena. Prima del concerto, non perdete l'occasione di scoprire la città, le cui origini risalgono all'epoca romana. Monza conobbe un periodo di grande rilevanza durante il VII secolo, sotto la guida della regina longobarda Teodolinda. A lei si deve la prima chiesa, quella che ora è il Duomo della città, dedicato a San Giovanni Battista, risalente al 1300. Al suo interno è possibile ammirare la cappella di Teodolinda, affrescata dalla famiglia Zavattari, nonché la sua tomba. Di grande importanza anche i tesori della regina, su tutti la corona ferrea, che come leggenda narra contiene uno dei chiodi della crocifissione di Gesù. In vicolo Lambro si può ammirare l'edificio civile più antico, in una delle travi del portico una luna di ottone, simbolo di Monza. Proseguendo la passeggiata si incontra la torre di Teodolinda. Poco più avanti il Ponte dei Leoni, sotto cui passa il fiume Lambro che attraversa la città, risalente al 1840. Poi l'Arengario, antico palazzo comunale, sede della vita politica. Da ricordare la chiesa di San Maurizio fondata dagli Umiliati, famosa per le vicende di Marianna de Leiva, che ha ispirato il personaggio di Geltrude nei Promessi Sposi. Da non perdere la Cappella Espiatoria e la Saletta Reale in stazione. Monza è famosa soprattutto per la settecentesca Villa Reale, con i suoi giardini e il bellissimo parco, all'interno del quale troviamo anche l'autodromo. Per una sosta, un aperitivo o una cena sarete accolti dai molti locali presenti nel centro storico o in via Bergamo. Vi aspettiamo al concerto e non dimenticatevi di visitare la città di Monza!